Ragazzi, buonasera a tutti, come state? Ciao, bene, e tu? Buonasera, Bene, bene, benissimo. Voi? ciao. Bene. Oh, benissimo, benissimo. Allora, Ciao. se qualche domanda, qualche cosa che già, qualche dubbio, qualche incubo notturno che volete esporre, risolvere, Io magari. comincio con una banalità, proprio ieri Nathan, durante la sessione, ha detto due volte RSI. Allora io volevo chiedere, RSI cos'è? Scusate la domanda banale, magari è una sigla, non Mi so. sa che questa domanda, Nata, vuoi rispondere tu? Allora, diciamo è uno dei vari indicatori, ok? Sì. Un po' come lo stocastico e così. Indica praticamente la misura e la velocità della direzione dei movimenti di prezzo. Ok? Quindi indica un momentum come rapporto tra le chiusure alte e le chiusure basse. E dov'è che lo trovo? Allora, innanzitutto puoi aggiungertelo come tutti i vari indicatori su TradingView. Oppure nell'Hourglass è l'indicatore, quello secondo, nella visualizzazione nuova, quella diciamo standard, non quella market trap, è quello sotto lì che ti sta mostrando. Ah, quello, Sì, ok. allora diciamo che a differenza dello stocastico, che ha un andamento più veloce, ok, quindi c'è il prezzo sale, 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 lo stocastico anche sale assieme al prezzo, va bene, arriva a seconda in su o giù, no? In ipercomprato o in Sì. ipervenduto, l'RSI ha dei movimenti più lenti. Diciamo che quando hai la congiunzione tra uno stocastico molto alto e un RSI molto alto, hai ancora maggiori probabilità che ci sia un movimento importante, ad esempio, no? Cioè che ci sia un movimento che non sia solamente un ritracciamento o comunque un'oscillazione temporanea breve, ma un movimento di maggiore importanza e anche di lunghezza nel tempo. Poi è chiaro che. Scusa, ma nel vecchio Hourglass era quello dove era scritto bui e sell? Era quello l'RSI o No, non no? mi No, pare. ah ok. È una cosa nuova del nuovo Hourglass? Sì, io Adesso non mi volevo. ricordo esattamente quali erano gli indicatori del vecchio cash trap, ma uno di questi era sicuramente un RSI, poi Ah, ok. anche qua ce ne sono vari. Poi ricordatevi che in realtà ognuno di questi indicatori funziona in maniera diversa a seconda dei parametri che inseriamo dentro, no? Quindi anche lo stocastico noi lavoriamo 533, l'RSI può essere di valore 14, ma in realtà sono valori che noi possiamo assolutamente cambiare e personalizzare, no? A seconda della nostra strategia, a seconda di come viene fatto. Non sono mai indicatori, gli indicatori non indicano delle cose assolute, no? Cioè sono degli aiuti che in base alla nostra strategia, analizzano il mercato, ci mostrano delle situazioni del mercato. Ma dipende molto da tantissimi fattori, no? Questo è importante da tenere sempre a mente. Cioè, gli indicatori sono importanti, ma non sono la sfera di cristallo, no? Ok. Sì, diciamo che se posso aggiungere una cosa, gli indicatori indicano, no? Quello che succede adesso, al momento, no? Però non possono fare previsioni, ti danno un'indicazione appunto di quello che potrebbe succedere poi, dopo, capite? Come dice anche Nathan. L'RSI personalmente lo uso nel Forex perché comunque indica la forza del mercato in questo momento, i venditori o diciamo i compratori, dove dirige la forza in questo momento, però lo uso nel Forex. Sinceramente non sapevo che per la nostra strategia nell'Hourglass ci fosse anche un RSI, sinceramente, Ma non. scusami, se tu adesso provi su Hourglass, andare su indicatori, lì lo si vede? No, perché così magari me lo inserisco lunedì. Vediamo, no, qui c'è sposta, cancella, minimizza, no, 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 vediamo se lo dice cliccandoci sopra, no, manco così. Ragazzi, vi do un Allora, consiglio. Posso intervenire? Allora,
Mi sentite? Sì. Sì, Mau. Allora, non ha, assolutamente non modificate niente dell'ORLAS, a parte quando è necessario il terzo indicatore come prima, eccetera, insomma, quello che già lo sapete, se è necessario quello, però non mettete RSI, MACD, Stochastic, non mettete okay. nulla all'ORLAS, quell'indicatore è stato creato così e lasciatelo così. E okay. altrettanto Tesla, Erika ha spiegato molto bene il video come utilizzare Tesla, e lì c'è l'indicazione come si mettono gli indicatori della strategia che noi utilizziamo, ok? E sì, no, era partita la domanda semplicemente perché voleva sapere cos'è un RSI, non di come modificarlo. Io non ho sentito quello che avete spiegato, allora sì, dico sì. La parola mia veloce, visto che ho intervenuto, faccio 31. L'RSI semplicemente dice l'ipercomprato e l'ipervenduto della coppia, così è semplice, ok? Come, cioè, okay. quando è sopra sopra è per una vendita, quando è sotto sopra è una compra, basta, così è semplice. Okay. Il tipo il MACD, la differenza è che ci dà anche l'incrocio e poi c'è anche un movimento leggermente diverso, però comunque quando si incrocia il MACD ci dà l'estocastico, perdon, ci dice quando vendere, quando comprare, cioè nel senso c'è un movimento, ci sta dicendo ci sarà un cambio di movimento, ma parlando dell'RSI è una cosa molto simile, cioè ci dice ipercomprato, ipervenduto. Poi sì, ci sono dei piccoli movimenti un po' diversi, eccetera, però vabbè, tutto quello lo imparate in accademia, davvero, sono i video che spiegano gli indicatori, a cosa serve, tutto quanto, okay, raga? Però è più o meno quello, per comprato e per venduto. Comunque, per chi ha piacere, nella chat di Zoom ho messo una definizione un po' più completa di RSI che potete leggervi o copiarvi. Grazie. Grazie, Nathan. Ok, ho messo qualcuno come cost, così... Ah, eccolo qua, sì, ho visto adesso in chat, eccolo qua. Ok, altre dubbi, domande? Io ho una domanda, vero, abbastanza, te pareva, abbastanza veloce. Allora, probabilmente l'abbiamo anche già fatta, abbiamo già anche, anche risposto, però ripetito a Juvent, soprattutto per me, perché non riesco ancora a comprenderla fino in fondo, probabilmente a livello tecnico. Giustamente siamo sempre molto attenti ad individuare i punti di entrata in TradingView, ok? E, mentre appunto sia Erika che Maurizio ci sconsigliano di guardare il punto di entrata nel broker. Io non riesco a disintossicarmi da questa cosa, nel senso che ho preso la brutta abitudine di analizzare TradingView, dopodiché però mi sposto sul broker e quando Maurizio dice entrate nel punto più alto o nel punto più basso, io seguo l'andamento del prezzo nel broker. A questo punto mi chiedo come faccio a, se voglio invece seguire la strategia di Maurizio, che è corretta, no? Anche perché su TradingView... Io ho lo stesso problema. Su TradingView abbiamo un prezzo uguale per tutti, mentre invece ci hanno insegnato che sui broker a volte ci possono essere delle variazioni di qualche pips. A questo punto, cioè io devo tenere aperte due schermate, no? Immagino TradingView da una parte e il broker dall'altra, tenere già il mouse puntato sull'entrata... in modo tale che quando vedo che il prezzo si alza o si abbassa su TradingView, io senza guardare il valore nel broker clicco compro o vendo, è corretto? Mi sono spiegata bene innanzitutto, prima domanda. La tua logica è giusta, nel senso che comunque quando noi abbiamo uno standard come TradingView, diciamo, e? Come gruppo, allora noi guardiamo il prezzo e poi switchiamo sulla finestra del broker quando... Per esempio, se noi dovessimo, facciamo finta che questa è la nostra entrata, no? E questo qui è diciamo, il minimo precedente, questo abbiamo sta creando un altro minimo, e diciamo entriamo nel prezzo più basso, no? E quello qui, quando più o meno questo prezzo arriva in questa zona, ok? Dove diciamo abbiamo scoperto il nostro punto d'entrata, abbiamo localizzato il punto d'entrata, allora io aspetto, vedete come in questo caso, aspetto che arrivi in questa zona più o meno, no? E a quel punto ovviamente non sarà mai perfetto il prezzo di questo con questo, c'era sempre qualche micro pips di differenza. Però in grosso modo tento di fare l'entrata più o meno dove ho localizzato anche quella su TradingView, no? E beh, poi, però quando, scusa se ti interrompo già, però quando siamo lì, che ne so, dici entriamo a 486 su TradingView,
è l'ingresso più basso, 486 o ancora più basso, facciamo un 482. Io il 482 a quel punto non lo trovo più su TradingView, ma lo trovo sul broker. Ah, guarda Elena, allora ascolta un attimo, Elena, il discorso secondo me è questo, cioè tu cerca di semplificare questa cosa. Allora il TradingView, cioè tu devi guardare sempre il TradingView. Nel momento in cui il prezzo raggiunge il punto che nella strategia abbiamo deciso, hai deciso, hai valutato, essere il punto adeguato, ad esempio, non so, la congiunzione della EMA gialla con il prezzo, va bene, decidi di entrare lì perché lo stocastico ti piace, la EMA ti piace, eccetera, eccetera, e quel punto è il 936, va bene, allora tu decidi di entrare al 936, il prezzo raggiunge su TradingView il 936, vai sul broker, ti sposti sul broker e a questo punto guardi, se però aspetti ancora qualche secondo di vedere se per caso un impulso te lo porta ancora più in basso, no? Cioè, non bisogna fare le cose in maniera precipitosa. Io so che bisogna essere precisi, bisogna essere il più possibile, però questo non vuol dire essere precipitosi, no? Cioè, non vuol dire, tac, il punto arriva lì, premo, qualsiasi cosa succede. Puoi anche decidere di farlo. Oltretutto abbiamo scoperto che nel broker nuovo abbiamo addirittura la possibilità di impostare un punto di ingresso indipendentemente da cliccare noi addirittura compra o vendi, no? Quindi in questo caso riusciresti a essere proprio precisa al pip, ok? Però anche sui contro questa cosa, no? Cioè nel momento in cui vedi che il prezzo raggiunge il punto, ma avresti potuto prendere un punto più basso perché magari un pochino è sceso, allora non è che convenga tanto, no? Quante volte succede che noi ci prefissiamo un punto e poi il prezzo va ancora abbastanza più giù di quel punto o più su, ovviamente, no? E a quel punto, diciamo, la tua sensibilità, la tua capacità anche di dire no, aspetto quel momento in più, quel secondo, due secondi, tre secondi, cinque, quello che serve per vedere se effettivamente il prezzo raggiunge un punto più basso o più alto, questo indipendentemente dalla reale corrispondenza tra broker e TradingView è una cosa che a volte cambia in maniera sostanziale l'esito dell'operazione. Ok? Quindi secondo me è questo, cioè guardare il prezzo su TradingView, nel momento in cui raggiunge il prezzo desiderato, ti sposti sul broker e cerchi di prendere il prezzo migliore possibile, indipendentemente dal punto dove è arrivato, no? Sì. Se non raggiunge quel punto, non si entra, giusto? Esatto. Ok, però allora è corretto che sto anche un attimo, gli ultimi secondi magari li dedico stando sul broker per vedere appunto se magari scende quei due pips in più o sale quei due pips in più. Sì, secondo me arrivati al punto esatto dove ci si aspetta la reazione, sì, è giusto, passi un attimo al broker e vedi se per caso ti dà quell'impulsino in più che ti permette di prendere un ingresso migliore, con il rischio però che magari tocca e reagisce e non lo becchi più. Certo, questo certo. È chiaro. Ok, perfetto, grazie. Dipende come lo vedi sul broker, se magari vedi una cosa del genere mentre ti sposti. Io personalmente aspetto sempre che faccia un movimento di solito verso il punto più basso dell'onda prima, ecco, del punto minimo di quest'onda magari. Perché potrebbe fare così, noi entriamo qui e poi magari fa ancora così, capite? Sì. Tocca di sotto e poi parte, no? E questo pezzo qui siamo negativo. Però se in questo pezzo qui noi ci stiamo così, no? Un minuto, poi due, io sono entrato qua e poi comincia a fare così, un minuto, due minuti, poi fa così, poi fa ancora così. E questa è una situazione brutta perché non sai che cosa fare a questo punto. Allora è sempre meglio, anche come diceva Nathan, se ci spostiamo sul broker e vediamo una cosa del genere, che siamo in questa situazione qua, allora forse è meglio aspettare un attimo, a costo di perdere anche magari il punto d'entrata, no? È sempre meglio perdere un punto d'entrata, secondo me, piuttosto che perdere un'operazione. Certo. Nessuno ci corre dietro, nessuno ci fa il monumento se facciamo più o meno operazioni positive o negative. Questo è un resoconto nostro che deve interessare a noi. Sì, ad esempio abbiamo fatto un'analisi recentemente dove appunto si è visto che il prezzo aveva raggiunto il punto desiderato, però veniva giù talmente in maniera rapida che appunto qualcuno è entrato e qualcuno no.
E chi invece in quel momento si è fermato e ha visto che scendeva ancora, però il bello e il brutto della nostra operatività live è che ognuno di noi reagisce ovviamente in maniera diversa ad una situazione, no? Quindi entrare, non entrare, in quale punto, come, cioè è tutto molto soggettivo, no? Ecco perché anche i risultati a volte possono essere, a meno che la reazione che andiamo a prevedere non sia clamorosa, appunto, no? Gevaristica, come diciamo noi, e che a quel punto non cambia niente, no? Se siamo entrati un po' prima o un po' dopo, però a volte capita, può capitare. E anche il tempo, no? Il tempo magari a volte, sì. A volte i 3 minuti non ci bastano, a volte se entriamo a 5 minuti a volte possono essere troppi, cioè non abbiamo ovviamente la sfera di cristallo. L'altra cosa interessante, ad esempio, e questa è una domanda che farei io, sinceramente, a tutti noi, è questa, no? Come decidere quando operiamo da soli il tempo, no? Allora io vi dico molto molto onestamente che i 5 minuti mi fanno tanta ansia, cioè nel senso che 5 minuti non ho ancora sviluppato la pazienza, quella freddezza completa, no? Per dire 5 minuti. Quindi sostanzialmente il mio limite psicologico in questo momento è sperare che finisca prima possibile. No, hai ragione. E questo è così. Invece vi posso dire che ultimamente, visto che di analisi ne faccio veramente tante, quindi mi esercito anche solamente a fare analisi anche senza entrare a cose del genere, ne faccio veramente tante, mi è capitato più di qualche volta di dire no, questa qui a 3 minuti, sono più sicuro a 5, perché nella tua testa hai già l'idea che quella tipologia di reazione che stai prevedendo che avverrà in maniera anche abbastanza importante, però potrebbe avere più possibilità di successo su un tempo un po' più lungo dei 3 minuti. Anch'io, okay? Ho provato questo, è vero. E viceversa, a volte hai la sensazione che invece una situazione sarebbe meglio farla un minuto, perché magari ti trovi in un momento di particolare indecisione dove il fatto di farla a un tempo ancora più breve potrebbe darti maggiori garanzie. È chiaro che questa è più frutto di inesperienza che non di consapevolezza, no? Però in linea di massima sono tutte scelte che col tempo svilupperemo, no? Nei mesi, negli anni, insomma, di pratica, è una sensibilità che possiamo acquisire nel tempo, no? Anche a seconda dello stile che decidiamo di avere Sì, sono d'accordo, Nathan, con te perfettamente. Tu hai già sviluppato una certa sensibilità, si vede, con la pratica, con l'esperienza, perché la pratica poi fa esperienza. La tua mente già vede certi tipi di, quando vedi il grafico, vedi già il tipo di reazione che può fare, quindi è giusto, no? Sono d'accordissimo con te. Posso fare una domanda proprio sul cross che abbiamo davanti? Ovvio, certamente. Allora, vedi lo stocastico? Mm-hmm. Allora, in quel caso qui dello stocastico, faccio una domanda proprio che mi è capitato di dover decidere. Allora, devo aspettare che si incroci le due, la rossa e la blu, o va bene anche questo momento che sono ancora lì, che si stanno attraendo ma ancora non si sono unite? Io ti dico, per come la vedo in questo momento, farei appunto, questo qui è una buona indicazione che il prezzo potrebbe risalire, no? Sì. Perché quando fa questa discesa, no, forte, poi questa gobbetta secca così, solitamente fa sempre, come vedi anche qui, non è sempre scontato, però la maggior parte delle volte, quando c'è questa inversione netta, diciamo che il più delle volte fa appunto, prosegue nella sua inversione. In questo caso no, perché ha avuto questa candela forte, si è appiattito. Però sì, poi diciamo che tutto è sempre una confluenza di cose, no? Come vedi qui abbiamo fatto, c'è una confluenza di una EMA, c'è una linea che indica una zona molto forte di resistenza, di supporto anche nel passato. Ci sono delle buone indicazioni, delle buone
diciamo, percentuali, per buone probabilità, che il prezzo potrebbe ritornare su. Quindi sì, sì, però da questo momento in cui ancora non è incrociato, io posso già dire è buono questo stocastico? Secondo me sì. Sì, sì, sì. Perché comunque, okay, a parte che il prezzo qui ha fatto la salita già. Sì, no, era per... Bisogna aspettare una candela sotto, eventualmente un ritorno. Allora, secondo me questo sì è già un punto buono per lo stocastico, oltretutto vedi che ha già fatto una parte della reazione, no? Sì. Quindi la spike sotto ha già fatto una parte della reazione. La cosa che secondo me è interessante guardare qui è che, adesso beh, io non ho a occhio tracciato, non ho tracciato il Fibonacci, però a occhio qui siamo tra il 61 e il 78. Esatto, sì, sì, anche questo. Questo? Bravo Nathan, sì, sì. Ecco. Mamma mia, ma ormai tu vai a occhio. No, wow, vabbè, ma insomma la proporzione è quella più o meno la forma, no? Ok. Quindi, e quindi, diciamo, è un buon punto, no? Vedi, in questo momento... Marco sta tracciando il Fibonacci sull'impulso più piccolo, sì, e sull'impulso un po' più ampio. Più, no? Grande, sì. Nel momento in cui trovi una confluenza magari di due linee vicine che ti piacciono, tra il 61 e il 78, l'88 vedo che ha anche segnato Marco, che anche Maurizio suggeriva di guardare, no? Cioè, allora hai la confluenza. Hai lo stocastico buono, hai l'EMA 100, sì, hai, adesso vabbè, lasciamo stare il trend che qui non è perfetto, no? Però magari hai anche un trend rialzista, hai tutto quello che serve, voglio dire, anche se magari lo stocastico non è proprio perfetto, si trova, hai comunque i tuoi 3 minuti che sono un tempo notevole, insomma, no? Quindi magari qui non farei una... Cosa c'è ancora? Trend line? Quasi. Okay. Più o meno, sì, ci stavo appunto vedendo che potrebbe esserci, diciamo che c'è anche una confluenza di una trend più o meno in questa zona, quindi con la EMA, vedete che... Una cosa che, scusa, non volevo interromperti Nata, ma questa la volevo dire, perché con questo sistema qui del doppio FIBO, come stavo tracciando, come stava dicendo anche Nata, si possono trovare anche i punti di le zone, diciamo, vedete, tra 941 e 936, che sono i punti d'entrata, no? Come vedere? Mi li fai rivedere? Si vedono ah, qua. Ah, ok, sì. Il 71 e il 61. Il 61, bravissimo. Queste confluenze delle zone dei due Fibonacci, diciamo, ci danno anche una zona di probabile entrata, quindi tra 941 e 936. Quindi sono questi 5 micropips che ballano. E infatti qui... ha toccato la zona, ha rotto il 71 del primo FIBO e ha quasi toccato il 61, però ha ballato in questa zona, no? Tra l'altro, appunto, come si diceva, dove c'era una trend, c'è una EMA, c'era anche una zona di supporto e resistenza precedente che avevo segnato, se non mi sbaglio. Quindi qui sono tantissime confluenze, eccola qua, tantissime confluenze, no? Bene, a che ora parte il mercato lunedì? Alle 5? Già domani sera alle 11:30 mi pare, mezzanotte. Ah, ma se vuoi faccio uno screenshot, guarda, così lo metto qui. Sì, poi lo sì, no, sì, bravo. Facciamo uno screenshot e lo salviamo. Lo mettiamo in desktop e facciamo così. Ok. E la metto qui, poi domani vediamo se domani sera. Ok, questo è il compitino. Ok. E niente, ecco tutto qua. Dove l'hai mandata? Scusa, non ho capito. No, per adesso l'ho salvata nel computer, poi la posso... Ah, magari dopo ce la mandi, ok. La posso mettere anche nella chat di trading, se volete. No, sì, nella chat nostra, sì, di trading, non qui. Nostra. Sì, no, nostra. Grazie. Io invece avrei anche un'altra domanda alla quale non mi so dare risposta precisa. Allora, io ho notato che nell'Orglass, dove le forze vengono segnate in maniera molto precisa, allora ci sono alcune divise, alcune coppie che
hanno veramente, cioè la forza è super determinante, cioè si sposta un numero, due numeri e si vede il prezzo che va su o va giù a seconda della variazione di forza di quel momento, no? Cioè è sensibilissimo questa cosa qua. E ci sono altre situazioni nelle quali non c'è verso, non c'è assolutamente verso che la forza sia un'indicazione che abbia un senso. Ad esempio, io sono andato in negativo in una situazione che mi sembrava assolutamente perfetta, dove c'era una forza sbilanciatissima a mio favore, quindi cioè, non so, ad esempio 58-13, ok, una cosa del genere, niente da fare, cioè andava sempre, sempre nella direzione opposta a quella della forza. Sì. Ed è una cosa molto curiosa, quindi non capisco bene. Allora, io so che il mercato è fatto di persone, che alla fin fine, se in alcuni momenti il prezzo sale o scende, cioè noi possiamo mettere tutti gli indicatori del mondo, ma il mercato ha le sue dinamiche che a volte sono difficili da prevedere. Però nel caso della forza della valuta, no, che dovrebbe dare una mano notevole in certe situazioni, in alcune situazioni è al micron, cioè il prezzo si sposta proprio perfettamente in armonia con la forza che l'hourglass mi dice, e altre volte assolutamente no. Io questa dinamica non l'ho capita, se qualcuno saprebbe... Io vi dico una cosa, è capitato anche a me, spesso mi capita anche a me, è molto fastidioso perché tu fai tutta la tua analisi e quindi ti rendi conto che, come in questo caso, no, dovrebbe reagire, no? Perché hai la massima certezza, diciamo, non assoluta ma massima, che il prezzo reagisca, no? Però se noi andiamo a vedere nelle zone, nei time frame più alti, molto spesso, perché non lo fanno? Perché il mercato deve andare a chiudere delle zone che ha aperto, come in questo caso, no? E magari prima abbiamo visto che è partito un impulso discendente, quindi sono ordini a ribasso, no? In vendita che partono. Poi qui toccano una zona precedente che vanno a chiudere precedentemente altri ordini aperti, no? Poi partono in compra e qui partono gli ordini in compra, no? Da qua a qua a qua. Qui poi tornano giù a chiuderli, no? Questi precedenti. Poi però ne partono altri e qui vanno a chiuderli ancora. Quindi noi magari abbiamo una forza, qui in questo caso abbiamo, che ne so, 70 e 20 e il prezzo scende, no? Ma perché scende? Cavolo, di qua di là ci incavoliamo. E in realtà invece questi vanno, sono gli stessi che hanno aperto questi ordini in compra e devono andare a chiudere queste zone, no? Infatti se tu vedi, anzi se noi vediamo bene, qui questa fermata, no? Questo minimo, va, guarda caso, a coincidere con questo picco qui. Quindi sono tutti, o questo anche, che è un ordine in compra, no? Poi rimangono aperti e chi muove il mercato, le banche, come persone che possono muovere il mercato, che quando entrano muovono il mercato, vanno a chiudere degli ordini che loro hanno aperto in precedenza. Ecco perché ci ho pensato queste cose qua, perché capita nel Forex, no? Quando noi facciamo analisi nel Forex, a volte andiamo a vedere queste inefficienze, questi buchi, no? Che poi vengono comunque chiusi. Qui c'è un'inefficienza, qui, dove non è ancora stata chiusa, allora il mercato torna indietro per chiuderle, no? Poi torna su o apre altre ordini in compra, in vendita, perché deve sempre bilanciarsi, no? E quindi la domanda è questa. Io, ad esempio, seguo vari maestri, no? E io vedo che, ad esempio, la Mills guarda molto, molto spesso anche altri time frame, ok? Nonostante si operi comunque a pochi minuti. Quindi va spessissimo a vedere i 15 minuti, anche di più. E devo dire che molto spesso le sue analisi si basano, non dico quasi esclusivamente su questo, ma un bel po', ecco, un bel po'. Cioè lei dice se la candela, non so ad esempio, se la prossima candela apre in vendita, allora molto probabilmente sappiamo che potremmo andare in vendita. Ritorna sui 5 minuti e dopo qualche istante avviene esattamente quello che lei aveva
in qualche modo analizzato e visto su time frame più alti. Vedete, queste sono cose che ad esempio sulle quali io ho pochissima esperienza e può essere una cosa molto interessante da fare. Sì, è molto utile perché comunque diciamo che magari lei, quando non lo so la sua strategia, sinceramente non la so, però penso che magari lei a 5 minuti vede il mercato in questo modo e dice dov'è il punto che potrebbe avere una massima reazione qui, o magari vogliono andare a toccare qua, e allora lei magari sale di time frame e vede magari i punti dove maggiormente potrebbero essere quelli più bassi, in questo caso magari c'è questo qui, vediamo, sì, sono più o meno, ecco. Comunque la sua strategia magari è guardare nel lungo termine, e infatti questa qui è l'unica, come, ecco, qui a 5 minuti, ecco, anche questa cosa qui è molto carina vederla, perché è bello anche fermarsi un attimo a vedere nel dettaglio, no? Qui ci sono tante spike verso l'alto, no? Tante diciamo, picchi che vogliono salire, vogliono rompere a rialzo. Poi se noi andiamo giù, cioè se noi saliamo di time frame, vediamo un'unica singola candela con questa spike, no? Il che vuol dire che tutto questo movimento, che prima era fatto così, questo coso qua, corrisponde magari a questa singola candela, no? E quindi lei magari dice, questa potrebbe scendere fino a qui, toccare questa zona, poi magari uno si aiuta anche con un Fibonacci, magari si aiuta anche con uno strumentino che usiamo noi, e vede le zone, vede queste zone qua magari, e comunque, sì, quello che dici tu è vero, noi, perché noi analizziamo sempre a 5 minuti, no? Quindi noi vediamo molto piccolo nel microscopio, come dice sempre Mau. Però magari prendiamo delle zone che non sono altamente favorevoli, che magari riusciamo magari a trovare a time frame un pochino più alti, no? Come in questo caso potrebbe andare a toccare questa zona, questa spike qui, e poi dopo risalire. Perché magari qua loro hanno degli ordini pendenti che hanno aperto in precedenza e devono chiuderli. Molto interessante. Grazie Marco. Di nulla, ma figurati Nathan. C'è Giuseppe con la mano alzata. Ah, cavolo. Sì, salve, volevo chiedere una cosa. Era praticamente il prezzo d'entrata, che un po', diciamo, ci sta con l'analisi, no? Perché come stiamo parlando, dice, ci può essere un rialzo o un ribasso, ma diciamo lo statistico ci dà una mano, ma il prezzo esatto d'entrata, come si potrebbe calcolare? Che io non ho ben capito questa cosa. Come diciamo, ci sono degli strumenti che noi utilizziamo, no? Per fare, diciamo, questi calcoli. In questo caso noi abbiamo visto che lo stocastico ci dà una mano per capire dove potrebbe scendere il prezzo, no? Cioè in che direzione andare il prezzo, in questo caso in discesa, no? Quindi verso il ribasso. Poi dobbiamo sempre seguire le nostre strategie, no? Ok, noi prendiamo per buono che secondo il concetto della strategia che stiamo utilizzando abbiamo queste tre EMA, che in teoria dovrebbero essere un po' da tappo, da freno per il prezzo, no? Quindi quando raggiunge questo prezzo potrebbe risalire per poi magari andare in asso l'alto, poi riscendere ancora per prendere zone inferiori. Allora prendiamo buono questo punto qui, no? Poi guardiamo magari un prezzo che abbiamo qua in questo momento. Se corrisponde a un tondo, cioè a una cifra 3 zeri o 2 zeri, assume ancora più importanza questo punto qui, no? Poi magari guardiamo anche se c'è una zona di supporto e di resistenza precedentemente rispettata. In questo caso abbiamo queste spike, ma noi andiamo sempre a vedere i picchi minimi, no? Picchi minimi o picchi massimi. Questo poteva essere un punto probabile, non dico scontato, ma probabile, di reazione. Andiamo a vedere sempre più indietro, questo è rispettato. E poi, per un'ulteriore conferma, per trovare, diciamo, il punto migliore d'entrata, ci serviamo del Fibonacci, no? Che è un altro strumento che ci può aiutare a risolvere il problema del punto d'entrata perfetto, no? Che poi non è mai perfetto, ma balla sempre tra una zona e l'altra, tra, diciamo, un punto e un altro del prezzo. In questo caso vedi che il Fibonacci ci dice che tutte queste due zone vengono rispettate in maniera poco probabile, a bassa probabilità, no? Quindi il prezzo cosa fa? Rompe, diciamo che sente questa zona perché c'è questo picco qua e c'è questo supportino qui.
però poi reagisce debolmente, ma torna giù, poi torna giù ancora, poi risale, va giù e rispetta questa zona. Ma noi cerchiamo delle reazioni contrarie, no? Alla direzione, cerchiamo dei punti di reazione, non definitivi, ma abbastanza importanti da, diciamo, farci andare in positivo nei nostri tempi prestabiliti, che sono da 3 a 5 minuti. Tutte queste cose qui vengono fuori con l'analisi. Diciamo, noi prima abbiamo trovato questo punto di entrata analizzando il mercato in questo senso, no? Abbiamo visto che c'era una EMA gialla, quindi l'EMA gialla prende un valore maggiore come rispetto, no? Rispetto alla EMA verde. E infatti questa volta è stata molto rispettata. Poi ha toccato questa zona. Il punto di confluenza di tutte queste cose che noi vediamo crea una zona di possibile punto d'entrata. Poi, ovviamente, diciamo che la precisione assoluta non la potremo mai avere, diciamo, in definitiva, no? Noi cerchiamo sempre, diciamo, le zone probabili. Aspettiamo che il prezzo, una volta calcolata questa zona, magari anche con la trend, come abbiamo fatto prima, come in questo caso, ok? Tra spike e spike, qui e qui. Noi abbiamo calcolato che c'è questa zona qui dei due Fibonacci, una zona di supporto e resistenza qui in corrispondenza, guarda caso, di una EMA gialla. Vediamo se c'è anche un prezzo che ci può dare una mano. No, c'è un 9,36 che sinceramente non è che indica tanto. Abbiamo lo stocastico, come diceva prima Ornella, che si stava già rialzando. E quindi tutte queste confluenze creano un probabile, ma non assoluto e definitivo punto d'entrata. Dovremmo giocare tra questo e questo, no? Tra queste oscillazioni qua. Ovviamente, se ci facciamo prendere dall'ansia di entrare, potremmo entrare qui, farla magari a 3 minuti, un esempio, e poi magari perderla perché il prezzo qui continua a ballare, va giù, va giù, va giù, ci rimane per un po', abbiamo fatto 3 minuti e magari chiude qui, e noi perdiamo, ce l'abbiamo, e poi alla fine, dopo i 3 minuti, trova veramente il punto di reazione massima e poi il prezzo comincia a salire, no? Quindi è sempre meglio, diciamo, dopo tutta questa analisi, vedere il punto di maggior probabilità e aspettare sempre, diciamo, il punto più, in questo caso, più basso, no? In questo caso potrebbe essere magari il tocco di questa EMA, perché la trend è troppo in giù, diciamo che va a invalidare un po', va oltre questa zona, va oltre la EMA, e quindi poi lo stocastico è già quasi incrociato, io non entrerei mai qui, ma entrerei magari qui, ecco, sul punto minimo di questa confluenza di Fibonacci, che corrisponde al, ecco, punto 9,36, come ho detto prima, per poi cercare una risalita. Ma non c'è mai un punto preciso, assoluto, eh? Noi cerchiamo sempre le zone di massima confluenza e poi i punti di reazione, in questo caso il più basso possibile. Potremmo anche non, diciamo, riuscire mai a entrare, no? Perché io dico, magari aspetto che tocchi qui, come spesso capita anche con i maestri, io voglio che venga qui perché mi sento più sicuro, poi magari non lo tocca per un micro pips, mi arrabbio al momento, però dico, forse è meglio così, perché poi magari mi fa una reazione contraria e scende, no? Quindi non c'è mai un punto definitivo, secondo me. Io spero di aver risposto alla tua domanda. Credo sì, che... sì, sì. Scusa, Marco, posso chiederti la cortesia di condividere un attimo lo schermo? Assolutamente, ti do. Dunque, dimmi come si fa, perché sinceramente... No, basta che togli la tua. Ah, ok, interrompi condivisione? Sì. Vai, tutto tuo. Ecco, si vede? Sì. Sì. Ok. Allora, questa è una cosa abbastanza importante. Allora, la cosa che voglio farvi notare è che, è una cosa anche molto bella, secondo me, è che nel tempo cambi completamente modo di ragionare, di operare, no? Io, come penso di aver detto nella primissima puntata di domande e risposte, partivo sempre dall'hourglass. Ok? Quindi andavo qui, scorrevo tutte le mie copie che qua erano, e partivo dalle chiamate che faceva il nostro analizzatore di mercato, no? Che è un po' la cosa che si fa magari quando siamo assieme, no? In quella
piccolo tempo ristretto, no? Devi andare ovviamente a ottimizzare l'analisi nel tempo ristretto in cui facciamo la nostra oretta, quindi più di tanto ovviamente è difficile analizzare. Invece a me piace adesso partire esattamente dall'opposto, no? Quindi parto dal Trading View a vedere quali di queste copie hanno un trend che mi piace, che mi sembra solido, che ha una struttura che mi piace, no? Ecco, ad esempio, scorrendoli pian pianino in giù così, dove mi cade l'occhio, no? Ad esempio, ecco, in un trend del genere, no? Io qua so già Eurocad, no? In questo caso che cosa sappiamo già? Solo a colpo d'occhio. Sappiamo che è un trend ribassista, sappiamo che però in quest'ultimo pezzo ha avuto una lateralizzazione, quindi diciamo il trend non è più nettamente ribassista, ma sta andando in maniera dritta, chiamiamola così. Vediamo che abbiamo questo canale, no? Proprio di orizzontale, va bene. Nonostante questo, però, vedo che ho le tre EMA sono tutte sopra, e questo già mi dà in un certo tipo di sicurezza sul fatto che andrò a cercare una vendita, ok? E diciamo sono anche abbastanza sicuro che in questo caso il CAD sia la moneta più forte rispetto all'euro, no? Quindi è molto probabile che in una situazione di questo tipo poi vado a controllare la forza delle monete, delle valute, e vedo che la seconda valuta è più forte della prima, perché, e lo si vede già dal grafico semplicemente, no? Perché c'è il trend ribassista, giusto? Sì. Ok. E anche perché siamo in una situazione abbastanza netta, no? Vedete anche qui, no? Vedete come il prezzo rispetta anche l'EMA. Guardate, tocca qua e scende. Vabbè, qui ha sforato e ha toccato l'EMA gialla e è ridisceso. Qui è arrivato all'EMA verde e è ridisceso, no? Qui, ok, è arrivato all'EMA, ha superato un po', però poi è ridisceso. Vedete che c'è una coerenza, no? Allora, fare un'operazione su un trend di questo tipo è più rassicurante, tra virgolette, di farlo da un'altra parte. Poi, per il discorso che ha fatto e la domanda che ha fatto Giuseppe, allora facciamo finta che io mi trovo qui e voglio cercare un punto di ingresso, ok? Allora, facciamo finta di aver tracciato il nostro Fibonacci, se lo facciamo così su questo impulso qui, va bene? Lo mettiamo così, circa. No, scusate, non ho visto, c'era questa più sotto qua. Ok, quindi vado a vedere se ci sono delle zone che mi piacciono, in cui in particolare il 61 e il 78 in queste zone qua, che potrebbero essere utili. Non tanto in questo momento, vedete? Ok, no, non particolarmente. Però potrebbe coincidere una zona a seconda dei supporti e delle resistenze che abbiamo in passato. Adesso prendo una riga orizzontale così ve la faccio vedere. Ad esempio, se io sono qui, mi trovo su questa candela verde, voglio vedere più o meno se ci sono dei punti nel passato che hanno toccato la stessa zona, posso tenere in considerazione diversi punti. Vedete qua, guardate quanti punti sono stati toccati qui, no? Vedete quanti punti sono stati toccati qui? Guardate qua, 1, 2, 3, 4, 5, qui sono tutti punti di reazione, no? In questa, se io sono qua sotto, ok, e vado ad analizzare, andrò a cercare dei punti di reazione nel passato. Vado a vedere dove può aver toccato, anche magari, vabbè, qua adesso non troveremo più indietro delle cose molto chiare, forse non ho proprio scelto il grafico giusto per mostrare i punti di reazione, però vado a cercare delle zone rispettate nel passato, e questo è una cosa molto molto utile. Comunque vedete anche qui che se io sono qui, questo poteva essere ad esempio un punto toccato nel passato, questo qua, ok? Tutto sommato la reazione qui l'ha fatta esattamente in quei punti là, ok? È vero, ha fatto una piccola spikina più in su, però poi è scesa, ok?
Poi è chiaro che adesso vediamo se ci sono degli esempi un po' più interessanti. A volte ci sono delle cose molto molto palesi proprio, no? Cioè di punti nel passato, no? Anche se vado a vedere qui a occhio, vedete, guardate quanti punti di reazione. Vabbè, adesso in questo caso la metto come se fosse una compra, anche se qui andiamo a cercare magari una vendita, no? Come trend. Però facciamo finta che qui le EMA siano sotto, che ci sia un'altra situazione. Guardate quante volte ha toccato qui, qui, qua dietro, no? Poi vabbè, magari qui non abbiamo altri punti nel passato, però a volte ci sono delle situazioni molto molto esplicite da andare a cercare, no? Vedete? Guardate questo minimo qui, questi minimi qua. Questo coincide perfettamente con questo. Vedete? Qua e qua. Quindi nel momento in cui io vedo che il prezzo scende qui e dico quale potrebbe essere un buon punto d'ingresso, vado nel passato a vedere e vedo che qui c'è stato un altro minimo notevole che ha toccato. Nel momento in cui tracciate la riga su TradingView, la linea orizzontale, riuscite facilmente a vedere la situazione attuale, no? Ricordatevi che con Alt R o Option R, se siete su Mac, riportate il grafico alla situazione iniziale. Quindi se voi siete in una situazione dove avete zoomato, fatto tutte le vostre cose, con Option R o Alt R ritornate alla visualizzazione normale, oppure pigiando qui sotto sulla rotellina, no? Questa rotellina qui. Quale? Questa rotellina qua, tu fai le tue cose, poi vuoi ritornare al punto precedente, hai questa rotellina. Ah, quello sì, il ritorno indietro. Okay. Ripristina grafico. Sì. Grazie. Ok, questo per rispondere a Giovanni che chiedeva come individuo i punti d'ingresso. Dopo che tutte le cose che abbiamo analizzato hanno avuto, diciamo, una loro coerenza, trovo 1, 2, 3, 5, 7, 8 convergenze, vado a cercare il punto d'ingresso in maniera precisa, cercando una situazione nel passato molto rispettata. Più rispettata è, più posso essere relativamente tranquillo sulla zona d'ingresso, no? Guardate questo punto qui, guardate quante volte il prezzo si è trovato più o meno in questa zona qua, no? 1, 2, 3. Allora, nel momento in cui io mi ritrovo qui a trovare un altro punto discendente, no? Mi ritrovo qua. Scende, dove potrebbe reagire? Qui, anzi, stavamo parlando. Dove potrebbe reagire? Vado indietro e vedo che c'è stata una reazione qui. Poi magari ne trovo più di una, ne posso trovare molte. È chiaro, Giuseppe? Sì. Grazie. Ok. Marco, Marco Nathan. Tutto tuo. Marco e Nathan. Avete, mi avete? No, no, Marco e Nathan, no? Con i vostri due interventi mi avete solleticato, no, una cosa che avevo già in testa e in parte è stata chiarita, no? Cioè tu, Marco, col fatto che hai detto che ci sono dei grossi gruppi che aprono e chiudono delle operazioni e quindi si vede appunto questo movimento, gli spike, eccetera, eccetera. No? Tu, Nathan, hai sottolineato questa cosa di questi punti che vengono riprese e probabilmente sono proprio questi momenti in cui questi grossi gruppi aprono e chiudono le operazioni. Perché mi aveva un po' incuriosito questa cosa? Perché, ad esempio, a me è capitato spesso di fare zero,
cioè pareggio, no? Se ci pensiamo, pareggio è praticamente impossibile. Se bastano un pip in più, un pip in meno, e statisticamente è proprio impossibile fare pareggio. In realtà probabilmente è proprio l'apertura, la chiusura di questi grossi pacchetti, penso. Potrebbe essere così? Quindi nel caso, conoscendo anche, analizzando un po' il mercato precedente, vedendo anche il ritmo che potrebbe avere queste aperture, queste chiusure, magari potrebbe essere un'informazione in più da approfondire. Cosa ne pensate? Ma non so risponderti, forse Marco ti risponderà meglio. Io credo che sia proprio un caso invece, cioè nel senso anche io a me penso capitato... che sia anche culo a volte piuttosto di perdere. Questa è la vera definizione tecnica. Siamo no, però dai, è impossibile perché tu pensa, può andare in positivo e negativo, ovviamente da 1 a 1000, no? Ma ricadere esattamente sul punto di partenza è statisticamente impossibile. Sì, è improbabile, ma non impossibile. A me non è successo per un sacco di settimane. Oltretutto mi veniva da ridere quando gli altri dicevano l'ho pareggiata e io mi chiedevo come è possibile che questa l'abbia pareggiata, e poi mi è capitato un sacco di volte in realtà. Però non credo che sia dovuto a questa cosa qui. Ricorda che oltretutto le grandi società operano spesso sui cosiddetti numeri semi-istituzionali o istituzionali, no? Quindi cioè sui, non so, ad esempio 7.000, 9.000, cioè con 3 zeri, no? Quindi anche quello un po' bisogna vedere. Se ad esempio il prezzo si trova qui, dov'è lì? 114.000, lassù, no Marco? Vedi? 114.000, un po' più su. Aspetta, è che stavo pensando una cosa, poi no, tranquillo, scusami, stavo giusto... Sì, no, gli dicevo dei numeri istituzionali, no? Ovviamente il numero istituzionale da solo non basta, testuale frase detta da Nunez l'altro ieri durante una sua live, ha detto il numero istituzionale non basta, è una cosa che ovviamente sulla quale teniamo, che prendiamo in considerazione se il prezzo si avvicina ad un numero istituzionale, però da solo non basta a creare le condizioni per una reazione, no? Però è una cosa sicuramente in più. Però, ad esempio, se guardiamo il movimento delle candele, hanno dei movimenti spesso a scatti, no? Sì, e quando tornano... Come? No, appunto, mi è venuta in mente questa cosa che stai dicendo tu in questo momento. Che... Quando tornano sugli scatti precedenti, ricadono esattamente sullo stesso punto, no? Poi ripartono, cioè, non sempre ovviamente, ma diciamo... 3 volte su 5, forse anche 4 volte su 5, fanno questi movimenti, no? E probabilmente sono delle aperture, delle chiusure di grossi gruppi, non lo immagino, cioè presumo, non lo so. Sì, no, quello che volevo dire io prima è che, come in questo caso, no, magari tanti trader vedono che c'è una zona di resistenza e supporto, no? Magari ti fanno credere, vedi, fanno questa spike, fanno questa spike, fanno quest'altra spike, e c'è quello che pensa, ah, adesso qui il prezzo risale, ok, quindi faccio una compra, ovviamente non in Forex, ma scusami, in Forex, ma non in binari, faccio una compra e metto lo stop qua, no? Metto lo stop qui, questo sale, poi si ferma e ti viene a cacciare il prezzo, no? Cosa fanno? Cominciano a fare così, no? Vedi che scendono e risalgono. Cioè, il fatto, il movimento in discesa è dovuto a questi potenti che dicono adesso scendo, ti vado a prendere il tuo stop, capito? E faccio profitto io. Però ne incontrano tanti, no? Ci sono tanti ordini qui sotto in compra. E quindi cosa fanno? Scendono, cioè danno un impulso in vendita e beccano un certo numero di stop e quindi risale. C'è una reazione contraria, no? In salita, perché c'è un ordine in compra. Poi questi vedono, ah sì, ok, benissimo, allora butto ancora più soldi in discesa e ne beccano altri, e il prezzo risale ancora, e fa questa forte salita ancora. Poi ancora buttano giù soldi, e beccano altri stop loss, e il prezzo sale ancora. Ecco tutte queste oscillazioni che si vedono, no? E allora magari il prezzo a volte balla sempre in quella zona, e uno dice, ma come cavolo è possibile che il prezzo continua a salire e scendere in quella zona, e non prende mai una direzione? Perché? Perché ha beccato una zona, è una zona dove tante persone sono entrate, come in questo caso in compra, e loro scendono per prendere il loro stop loss, no? Per farli perdere, diciamo, le loro posizioni in compra. Quando hanno finito, che sono scesi abbastanza, ripartono in compra. Stesso giochino.
e dicono, gli altri, quelli che erano entrati qua hanno perso e dicono, ah, adesso qui, ok, mi ha cacciato e salgo, ok, salgono e buttano altri soldi dentro in compra e scendono ancora. Cioè è tutto così, no? So che sembra una cosa assurda, ma è purtroppo come... Ma penso che è anche il motivo per cui Maurizio cerca sempre la candela, diciamo... Di rifiuto. Di rifiuto, giusto? Presumo che sia quello? Bravissimo, esatto. Quando vedono tutte queste situazioni qua, beh, allora, questo, quello che faccio io è un discorso di forex, quindi a time frame molto più alti. Però ciò si rivela anche a time frame più piccoli a volte, perché ci sono quelli che operano a 20 minuti, 15 minuti, eccetera, eccetera. Noi operando a 5 minuti ci rendiamo meno conto perché osserviamo un mercato in piccolo, 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 e quindi non possiamo vedere nella macro, no? Come dice Maurizio, come può essere a un'ora, come in questo caso, vedete come si è semplificato il grafico, da che era tutta una roba così, qua abbiamo due candele in discesa, quindi potrebbe essere un pullback e poi una ripartenza per andare a prendere queste zone e poi magari riscendere ancora. Quindi, come dicevi tu, Massimo, sono tutte zone che vanno a prendere perché il mercato, come diceva Nathan, come si è sempre detto, è fatto di persone, e le persone non tutte hanno una certa esperienza, entrano sulle cose basi, magari su supporti e resistenze, e quelli più sgamati vanno a prenderli appunto tutti i vari stop loss, e quindi il prezzo gioca qui continuamente, no? E allora Maurizio dice, cerchiamo il punto, come in questo caso più alto, per una reazione, e poi il prezzo magari prende per qualche minuto una reazione opposta perché becca appunto gli stop loss di quelli che hanno messo gli ordini pendenti contrari, no? Non so se è stato chiaro il discorso, ma... Sì, no, è chiaro, però quello che a me incuriosiva è il fatto che la precisione con cui questi rientri, diciamo, ritornino esattamente sullo stesso punto, no? Quindi probabilmente proprio vengono aperti e chiusi in blocco delle grosse partite e quindi ricadono esattamente sul punto precedente. Sì, 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 è così. Per la precisione pensi, con cui ricadono. No? Se tu pensi, il discorso del Fibonacci, no? Il discorso del Fibonacci è un discorso, il Fibonacci allora andrebbe sempre utilizzato a favore di trend, no? Quindi tu lo tracci nel momento in cui hai un trend rialzista, ma per quale motivo? Semplicemente perché segue una determinata geometria, no? Quindi massimi e minimi ascendenti, no? Che quindi continuano a salire, quindi massimo minimo, massimo minimo, massimo minimo, che però continuano a mantenere una certa tipologia di geometria, no? Ecco perché andiamo a vedere su un Fibonacci che non è in realtà è solo un come si può dire, un quantificatore di percentuali all'interno di un unico movimento, no? Cioè il movimento è del 100% e lui suddivide in percentuali un determinato movimento, no? Capito? Cioè alla fin fine il principio è abbastanza semplice, no? Quindi non è che dietro ci sono dei calcoli chissà che complessi. Ok. Ragazzi, sono le 8 e... Caspita, sai che non me ne sono neanche accorto. Certo, tu sei il maestro e quindi tu sei dentro, capito? E quindi mentre spieghi, è ovvio. Quando ci si diverte il tempo passa, altro che stare in discoteca. Comunque, Lorena, grazie per il maestro, ma non sono maestro ancora. Ma anche Nathan, insieme. Siete i nostri maestri personali, siete bravissimi. Siete bravissimi perché... No, invece al di là dei maestri, non maestri, che veramente non lo sono, e io in particolare, però il fatto di condividere questi ragionamenti, sì, e magari trovare anche banalmente le conferme ai tuoi ragionamenti o viceversa le disconferme qualora fossero errate è molto importante, insomma, no? Sì, bravo Nathan, è molto utile questa cosa qua. È una cosa che vi volevo dire anche, prendo questa occasione che siamo qua, settimana prossima molto probabilmente Jonathan Diaz riprenderà le nuove lezioni e registrerà nuove cose. Il consiglio che vi posso dare, che mi sento di darvi, è guardatevele se riuscite online, perché potete fare anche le domande.
Tu sai l'orario? Da martedì alle 2, dalle 14 alle 15 ci sarà la prima lezione, molto probabilmente, se non la disdice, se magari vuole fare altre cose. Però, e chi lavora se le guarda registrate? Per chi lavora ovviamente non può fare niente se le guarda registrate, ma chi può, chi ha questa possibilità, gli consiglio di guardarle dal vivo, perché almeno può fare domande anche online sulla chat, mentre lui spiega. Bravo che l'hai ricordato, mi... Grazie. Dovevo ricordarti. E faccio un parentesi, io tento di seguirvi il più che possiamo. Intanto il discorso dei maestri, vi dico che naturalmente voi non siete maestri, siete allievi che condividete, che per me ha molto più valore di un maestro, perché i maestri vengono pagati per questo mestiere. Voi lo fate con tutto il cuore per aiutare il team. Quindi ragazzi, grazie infinite di tutto il supporto che state dando alla famiglia Freedom Makers. Numero uno. Numero uno, per concludere... riguardo le conferenze, guardate tutti i giorni l'agenda dei Freedom Makers, nella chat trading in indicazioni c'è l'agenda, che possono esserci le modifiche anche ogni giorno, non per colpa nostra, perché i maestri a volte modificano gli orari, quindi guardate tutti i giorni l'agenda dei Freedom Makers, anche per questa settimana ci saranno un sacco di novità, quindi da lunedì in poi ci sono tante cose nuove, quindi guardate l'agenda tutti i giorni. Se voi allievi vedete qualche modifica che ha fatto un maestro negli orari, subito scrivetecelo nell'agenda leaders, nella chat leaders o in privato a me, a Erika, e noi modifichiamo l'agenda. Certo, Mauro, okay, ringrazio tantissimo. Grazie. E un'ultima cosa, se posso aggiungerla, tutti questi ragionamenti che noi facciamo li fa molto, molto chiaramente in maniera molto esplicativa Johnny Diaz, perché in tutte le sue lezioni facendo Forex lui spiega tutte queste cose sulle dominance, sulle chiusure, sulle inefficienze, queste cose qua, che sono molto importanti, sembrano sciocchezze, ma in realtà possono, anzi ci aiutano tantissimo a individuare punti d'entrata e punti di reazione anche nelle binarie. Quindi vi consiglio tantissimo di guardarle queste lezioni, ragazzi, veramente. Ok, grazie mille. Bene, grazie tanto ragazzi. Grazie a voi, grazie a voi. Buona serata. Ci vediamo durante la settimana e la prossima, alla prossima live. Sì, ciao. Ragazzi, credo che adesso cominci una conferenza di Kairos, credo, forse lo del funnel, adesso non ho capito se oggi fa quello del mindset o lo fa lunedì anche per i vostri amici, i prospetti, se volete invitare gente, se ho capito bene. Lunedì alle ore 21 ci sarà la conferenza, correggetemi se mi sbaglio, dei mindset, quindi di crescita personale. Potete invitare tutti i vostri amici, quindi potete farlo. E poi chiudi la registrazione pure, Marchito, che ha fatto la registrazione. Ok, ragazzi. Chiudi pure.